continua a far parlare di sé dentro ma anche fuori la casa. Da quando è al GF VIP il suo nome è tornato di prepotenza sulle pagine del gossip e non solo perché al reality ha stretto un'amicizia speciale con un coinquilino, ovvero Pierpaolo Pretelli. Che sin dai primi giorni di convivenza con la bellissima conduttrice e showgirl calabrese non ha nascosto il suo interesse e anche ultimamente non perde occasione di dimostrarglielo. Lei, al contrario, resta decisamente più fredda anche se il feeling tra loro continua a essere innegabile. Ma come detto anche fuori dalle mura del bunker di Cinecittà non si fa che parlare di Ele. La polemica, poi risolta, con l'ex marito Flavio Briatore e poi le dichiarazioni forti del suo ex manager, Francesco Chiesa Soprani. Continua dopo la foto, quest'ultimo ha rilasciato una intervista molto forte al settimanale Nuovo con tanto di confessione spiazzante. Ha tradito Flavio Briatore con me. Non ho avuto una relazione stabile con lei, ma è vero che abbiamo avuto dei rapporti intimi. L'ultimo è stato poco più di un mese dopo il suo fidanzamento con Briatore, ha aggiunto Francesco Chiesa Soprani sulle pagine del magazine. Continua dopo la foto, dopo il flirt, l'ex manager dice di aver continuato a sentire, che avrebbe anche trovato il modo di lasciargli una confidenza molto intima sul manager del billionaire. La notizia è molto delicata e anche oggi, a distanza di anni, preferisco non fornire particolari. Per Elisabetta invece non era un problema dare in pasto ai media il privato di Briatore in nome della popolarità. Continua dopo le foto, anche per questo Chiesa Soprani è convinto che la lettera inviata da Briatore alla Gregoraci al GF VIP dopo un duro botta e risposta a distanza tra i due, iniziato quando lei nella casa aveva lamentato una certa infelicità durante il loro matrimonio, sia una sorta di messaggio subliminale per evitare che Elisabetta racconti altri dettagli che potrebbero creare disagio.